2020 ci troviamo allo stand di Lesafre Italia, un'azienda con 160 anni di storia che parte da Lille, una città francese a nord di Parigi, e pian pianino si espande in tutto il mondo. Ce lo facciamo raccontare dal direttore commerciale Italia, Massimiliano Bernardini. Massimiliano, benvenuto sugli schermi di Oreca TV.it. Grazie Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere, un'opportunità poter raccontare qualcosa della nostra azienda. Azienda di proprietà familiare, Lesafre è il nome della famiglia fondatrice, tuttora che guida l'azienda. L'azienda ha una lunga storia, presente in 60 paesi al mondo con una sede, copre tutti i 5 continenti, presente anche in Italia con uno stabilimento produttivo a Sissa Tre Casali, quindi vicino Parma. Un'azienda che sicuramente nel lievito, nelle soluzioni per la panificazione, ha un ruolo di tutto rispetto. Si stima che un panificato su tre al mondo sia fatto con lievito Lesafre. È un vanto per voi naturalmente, perché l'azienda è assolutamente ramificata, ma è anche una gran soddisfazione per tutti i vostri clienti che possono contare sulla vostra affidabilità. Che cosa presentate in questa occasione al SIGEP 2020? Assolutamente, partiamo dal mondo del lievito, la cui caratteristica principale logicamente è l'eccellenza qualitativa, la capacità tecnica e il servizio dato sul territorio nazionale dai nostri distributori italiani, ma lanciamo quest'anno 5 prodotti, 4 dei quali partono dal mondo del mix e quindi dei preparati per la panificazione, che vogliono avere l'obiettivo e l'ambizione di dare nuovi gusti, di dare nuovi elementi ai nostri panificatori per preparare dei prodotti con facilità e con una componente di servizio molto alta. In particolare nei 4 mix partiamo dal Japan, già il nome abbastanza racconta il tema del prodotto, è un mix 100% con all'interno tè matcha giapponese, bacche di aronia in polvere e semi di papavero. Quindi l'ispirazione è orientale, ormai i nuovi gusti, l'esotico è in Italia così di moda, ma anche così trend consistente. Con questo pane si possono realizzare preparazioni che sono particolarmente interessanti e creative, e anche abbinamenti addirittura con il pesce che possono veramente ispirare le creazioni dei nostri panificatori. Il secondo prodotto si chiama Gran Legumi, è un mix 100%. Nei cui ingredienti ritroviamo invece qualcosa di più mediterraneo, quindi parliamo di ceci, di lenticchia rossa, di timo e zenzero. In questo caso le preparazioni possono spaziare dal pane ma anche alla focaccia, alle pizze, e forse in questa declinazione c'è un po' la sensibilità maggiore che abbiamo portato in SIGEP nel dare la possibilità ai nostri panificatori di ampliare l'assortimento e quindi di pensare oltre pane a prodotti che siano sfiziosi di gusto ma anche con alti margini per la loro attività. Poi proseguiamo con il proteico, già il nome dice tanto, il trend salute e benessere è uno dei più consistenti in questo momento nel mercato della panificazione italiana. Il proteico è un pane che, comparato ad un pane comune, ha la caratteristica di avere alto contenuto di fibre, alto contenuto di proteine e basso contenuto di carboidrati. Tutto questo logicamente con benefici nutrizionali che non possono trasigere da un gusto importante, un gusto deciso, ma veramente piacevole. Quindi non deve essere una scelta solo nutrizionale, ma anche una scelta di piacere. L'ultimo prodotto nell'ambito dei mix si chiama Gran Grani, è un mix di 7 semi differenti e che contiene all'interno anche lievito di frumento essiccato. Il trend dei semi e dei pani con semi è ormai molto consolidato in Italia, quindi questo è un allargamento di gamma che ci siamo sentiti fare per poter offrire un mix al 50%, quindi con una declinazione un poco differente, con una versatilità molto importante per i nostri panificatori. Ultimo, ma non meno importante, è un prodotto che si chiama Starter LV2, fa parte della nostra gamma Livendo, la gamma di lievito madre. Crediamo che il trend del lievito madre è estremamente consolidato e merita molta attenzione all'interno della panificazione italiana. Quello che vogliamo offrire è un prodotto che faccia della purezza e della naturalità la sua caratteristica principale, quindi stiamo parlando di uno starter che è all'interno dei ceppi puri assemblati dall'azienda e che fanno sì che si possa creare un lievito madre in casa con un'alta componente di facilità e diciamo semplicità di utilizzo, ma con un concetto di purezza e naturalità pari a quello che avviene in una lavorazione artigianale tradizionale.
Ricordiamo che voi non fornite semplicemente materia prima per poter realizzare i prodotti, ma date anche un gran bel supporto sia ai rivenditori, distributori, che ai punti vendita. Assolutamente, pensiamo che oggi il mondo della panificazione debba sempre di più investire nella comunicazione, comunicazione di quelli che sono i benefici di prodotto e quali sono le caratteristiche principali. Abbiamo creato dei materiali per i panificatori, mostro un piccolo accenno di quello che stiamo creando, che sono dei ricettari all'interno dei quali si possono trovare i nostri prodotti nuovi, ma anche tutta la gamma dei nostri mix, e quindi spiegazioni di quello che è l'ingrediente e ricette per poterlo applicare all'interno della propria attività. Abbiamo fatto una versione molto più specifica e mirata per il lievito madre, quindi per lo starter, che parte da un concetto di ricette tradizionali regionali e dalla possibilità a un panificatore di misurarsi anche con prodotti non del suo territorio utilizzando questo prodotto. Completiamo questo nostro supporto ai rivenditori anche con dei materiali di comunicazione a punto vendita, quindi crediamo che il posizionamento del pane appena creato con questi prodotti molto particolari ed interessanti debba essere raccontato al consumatore, e quindi forniremo tramite i nostri distributori ai rivenditori la possibilità di utilizzare questi materiali per comunicare all'interno del negozio i benefici di questi nuovi prodotti da mettere sul mercato, ma anche per realizzare nuove ricette, nuovi prodotti panificati, nuovi dolci e così via. Massimiliano, grazie, sei stato cortesissimo. Diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui desiderino avere maggiori informazioni rispetto ai nuovi preparati presentati qui al SIGEP 2020 senza alcun impegno. Assolutamente, lesafre.lit@lesafre.com, ci potete raggiungere con domande e richieste, ma soprattutto la pagina Facebook di Lesafre Italia, che è forse la modalità più semplice e più diretta per fare richieste all'azienda, ricevere una risposta veloce e poi magari rivolgersi sul territorio al proprio distributore di fiducia per completare il lavoro direttamente all'interno del negozio. Massimiliano, grazie per il contributo. Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.